Senatrice Guerra, lei è appena tornata da New York, è stata ospite all'ONU, ha partecipato alla conferenza internazionale delle donne, si è parlato della situazione delle donne nel mondo, lei ha portato il caso italiano. Sì, è stata un'esperienza molto importante, abbiamo avuto uno spaccato di quello che sta succedendo nel mondo sui temi più rilevanti, la salute delle donne, il lavoro delle donne, la violenza contro le donne, il lavoro delle donne, e quello che è impressionante è vedere come i temi sono molto simili anche in contesti estremamente diversi, di paesi sviluppati e paesi non sviluppati. Il dato positivo che emerge da questa conferenza, a cui noi abbiamo come Italia dato il nostro contributo, è che il dibattito è vivacissimo, un grosso desiderio di partecipare. E l'acquisizione di posti di maggior rilievo delle donne in tutto il mondo, ovviamente ogni paese con le sue caratteristiche. Una grossa preoccupazione, che sottolineo che vale anche per il nostro paese, che però una spinta iniziale che era venuta dalla piattaforma di Pechino sia un attimo da rilanciare, cioè c'è un po' di preoccupazione che se il tema non viene continuamente coltivato e tenuto acceso si rischi anche di tornare indietro, soprattutto perché le nuove generazioni non hanno forse la stessa determinazione che hanno avuto le donne di 20 anni fa quando hanno portato questi temi alla ribalta appunto del mondo.